Siamo in compagnia con Maurizio Naldini, direttore del periodico San Sebastiano della Misericordia di Firenze. Allora, Maurizio, era la fine del 1999 quando sei stato chiamato per ricoprire questo incarico. Che cosa ti ricordi di quei giorni e quali sono state le tue sensazioni, le tue impressioni iniziali? Beh, quei giorni morì l'avvocato Ariani, che era il direttore e che aveva iniziato proprio in quel periodo una rivisitazione, diciamo, del vecchio bollettino della Misericordia per farlo diventare qualcosa di più simile ad una rivista, con più spazi, un formato diverso, eccetera. Quindi mi chiamò il provveditore del Verme chiedendomi di continuare quest'opera, e ero molto, molto perplesso, perché fare le opere di carità è una bellissima cosa, però farle nel settore della propria appartenenza professionale è estremamente rischioso, perché chiaramente avessi trattato con un editore avrei avuto delle richieste da fare per garantire anche la mia immagine, che in fondo è l'unica cosa che mantiene la mia famiglia, insomma. E invece dovevo in qualche modo accettare l'umiltà di questa rivista, dove non c'era una lira, dove tutto era volontariato, e quindi mettevo in forza in qualche modo anche la mia professionalità. Era molto rischioso, cioè è giusto fare del volontariato, è giusto dare agli altri, ma mescolare l'aspetto professionale con l'aspetto, diciamo, dell'altruismo può essere un rischio. È una sfida che ho accettato, cercando di darle un minimo di dignità, perché insomma mi trovavo a avere ben altre offerte che non la direzione San Sebastiano a quel periodo. Quindi ecco, era un po' complicato. È stato un atto di servizio che credo sia stato compreso e sia stato accettato nella sua giusta maniera. Sono passati 13 anni da allora. Possiamo fare un bilancio di questa tua esperienza? Ma il bilancio intanto è stato di poter costruire una squadra intorno a questa rivista, a cominciare da Silvia Ranni, che fa un lavoro meraviglioso, aver costruito anche dei giornalisti, delle professionalità, eccetera. Questa è la cosa che più mi interessa. L'altro aspetto è quello di aver richiamato intorno a questa rivista delle firme assolutamente qualificate nei vari settori, che con gioia ormai collaborano a questo che era un bollettino inizialmente, e che oggi ha delle firme assolutamente qualificate che tutti i quotidiani potrebbero avere. Tutti l'hanno fatto per volontariato, tutti colleghi ovviamente, oppure personaggi come la sovrintendente Cidini e tanti altri. Quindi un bilancio abbastanza positivo. Non è stato facile far capire anche all'interno della Misericordia il doppio pedale sul quale era giusto che, a mio parere, si muovesse San Sebastiano, cioè da un lato riportare le attività dell'Arciconfraternita secondo gli aspetti tipici dei bollettini, appunto, ma dall'altro anche cercare di affrontare temi di più largo respiro, con autori di più largo respiro, in modo da far capire all'esterno quanto la Misericordia, dopo 750 anni, riesca a coltivare non solo azioni, non solo volontariato, ma anche idee, e quindi abbia la capacità di dibattere e di affrontare temi che altrove vengono trascurati. Quindi questa doppia anima del San Sebastiano per me è un elemento assolutamente fondamentale, perché per un verso si fa un servizio ai confratelli raccontando le loro attività, ma per l'altro dobbiamo far vedere all'esterno che la Misericordia non è chiusa in se stessa, ma è consapevole del mondo che la circonda. Quindi, in virtù di questo, secondo te il San Sebastiano che ruolo può giocare nel panorama intellettuale e culturale fiorentino? Un ruolo ce l'ha, perché insomma io posso aver scritto cose di tutti i tipi sui maggiori quotidiani, eccetera, però certe volte vengo fermato per la strada per quello che ho scritto nel San Sebastiano, e che francamente mi dà una gioia immensa, perché lì non c'è la mia foto, lì non c'è una lira, eppure la gente si ferma, legge, eccetera. Ha un ruolo importante, perché arriva nelle case dove non arriva
le più modeste, dove non arriva nemmeno un quotidiano. E quindi come minimo informa questo livello di persone. Dall'altro porta la voce della misericordia, la sua vivacità anche intellettuale in tutta Firenze, e poi non si rivolge soltanto al mondo del volontariato o genericamente al mondo cattolico, ma certo è che 10.000 copie distribuite in una città di 350.000 sono una bella presenza, senza contare che non fosse altro che per controllare gli orari degli ambulatori e altre pagine di servizio che sono nella nostra rivista, si conserva il San Sebastiano per tutta la durata del periodo fino alla prossima uscita, quindi 3 mesi, e nessun'altra rivista si conserva in casa per 3 mesi, quindi prima o poi un articolo, un'occhiata a qualcuno gliela dà, insomma. Senti, tu non hai bisogno di presentazioni, la tua carriera parla per te. A lungo inviato La Nazione, scrittore, hai tenuto corsi all'università. Che ruolo occupa il San Sebastiano nella tua vita professionale? L'ho detto forse all'inizio, cioè il ruolo professionale nulla, poteva solo togliermi, non certo aggiungere. E quindi, ma questo non è presunzione, è un dato di fatto, insomma, quindi è una forma di servizio e di umiltà che considero molto, molto difficile quando l'ho fatta. E poi penso di aver trovato un compromesso che permette, insomma, era molto complicato, cioè, insomma, nel momento in cui venivano offerte direzioni di giornali, direzioni di riviste, eccetera, è chiaro che in quei casi si tratta il budget per i collaboratori, si tratta il budget per le fotografie, si tratta chi deve essere il grafico, quante devono essere le pagine, queste sono le condizioni che mette un direttore, un editore. Quindi affrontare una situazione dove veramente non c'è una lira, ma aggiungo non ci deve essere una lira, non ci deve essere, perché se qualcuno si provasse a chiedere, salvo eventualmente un rimborso spese, ma insomma qualcosa per quello che scrive, eccetera, francamente lo spirito di questa misericordia verrebbe totalmente tradito. Quindi che ruolo? Tenere in piedi la macchina, vedere che ogni tanto... 13 anni sono tanti amici che collaboravano all'inizio non sono più in grado di collaborare per vari motivi, alcuni sono anche deceduti, eccetera. Quindi rinnovare la schiera dei collaboratori, rinnovare costantemente gli amici del San Sebastiano, anche fare in modo che facciano squadra, creare tutto questo verso l'esterno non mi resta particolarmente difficile, ma sarebbe per me impossibile mantenere questi legami con l'interno della misericordia senza la presenza di Silvia, perché è lei che mi dà questa garanzia dei rapporti con l'interno, cosa che io non saprei fare, non saprei tenere, probabilmente nel mio carattere dopo poco finirebbe. Senti, ci sono tanti modi di fare la carità. Esiste una carità intellettuale? Ma certamente, cioè la partita dell'oggi la si gioca sul piano delle azioni silenziose, anonime, e questo non c'è dubbio, e nel rapporto fra noi e il nostro Signore sono le cose più gradite e più necessarie. Poi però c'è anche una battaglia che si fa per sostenere con convinzione i nostri valori e le nostre idee, e a quel punto non si può lasciare in mano alle pie donne tutto questo, insomma, ci vuole il coraggio dello studio, della fatica, dell'applicazione. Si deve imparare a scrivere, si deve imparare a parlare, si deve imparare a comunicare. Questo non nasce così, è il risultato di lavoro. Se si vuole difendere la società in cui crediamo, non si può rinunciare ad un confronto di idee con un mondo sempre più agguerrito, sempre più... Io vengo adesso da un'esperienza fantastica, vengo conosco mezzo mondo, non conoscevo la Siviglia, Cordova e cose del genere. Sono tornato stanotte ed è meraviglioso come la fede venga
per noi in maniera quasi difficilmente comprensibile, ma venga così ostentata con processioni costantemente, eccetera. Ho visto delle celebrazioni che mi hanno fatto accaponare la pelle. Cioè, un popolo di confine col mondo maomettano, è chiaro che rivendica la sua identità fino in fondo, lo fa con una orgoglio che talvolta insomma, ci può anche disturbare, ma insomma, ecco, io credo che sia un po' esagerato nel mondo occidentale, e particolarmente dopo il Concilio Vaticano II, nel trasformare il pensiero cattolico a livelli di sociologia, insomma, di un'analisi, perdendo così il senso del mistero, del rito, della presenza, ecco. E quindi insomma, c'è tanto da fare proprio sul piano culturale. Senti, un'ultima domanda. Tu l'hai cresciuto il San Sebastiano, l'hai preso praticamente bambino e adesso è un giovane aiutante. Ci sono ancora dei traguardi che vuoi tagliare con il San Sebastiano? Ma se ci fosse la possibilità, per un certo periodo questa possibilità c'era stata, se il provveditore e gli altri dessero la possibilità, noi abbiamo un potenziale di poter anche raddoppiare le pagine, e quindi, ma questo ripeto non dipende da me, avremmo la potenzialità di farne un veicolo di idee, si ritorna al discorso di primo, come nessun altro in Firenze. Cioè gli amici che ci circondano, che ci sostengono, sono tanti e tali che quasi sono dispiaciuti se un articolo non esce, ma non abbiamo spazio, e potremmo raddoppiare il loro numero e farlo diventare autenticamente una delle riviste, perché no, culturali, almeno per la prima parte, più avanzate in Firenze. Questo potrebbe essere una gioia, anche se sarebbe un ulteriore lavoro, insomma, per me e anche per te. Bene, allora io ti ringrazio per la disponibilità e ti auguro buon lavoro alla guida del San Sebastiano. Grazie anche a voi.